Va bene. Allora, oggi continuiamo il discorso di ieri sull'integrazione. Prima però volevo segnalarvi che alcune delle informazioni che abbiamo visto ieri sulla parte di accesso ai dati, vi avevo accennato al fatto che vi avrei segnalato dei link dove c'erano delle spiegazioni in più. Ho aggiornato la sezione link ieri sera di questa pagina. In particolare ho aggiunto questi due capitoletti, pattern di programmazione e JDBC database, no? Dove ci sono dei link e dei pattern presi da due libri che sono stati pubblicati, in particolare il DAO è stato preso da questo secondo catalogo, e dove c'è sia la definizione che un documento un pochino più approfondito che spiega come fare meglio alcune cose essenzialmente, no? Visto che giustamente qualcuno si sta chiedendo, cioè, cominciate giustamente ad avere l'occhio per vedere, cioè, dei punti di miglioramento possibili. Questo articolo qua mi è sembrato abbastanza ben fatto di una persona che prova ad affrontare a fondo, no, il tema di come costruire i DAO, come gestire le eccezioni, come creare DAO diversi per le varie tipi di tabelle di cui avremo bisogno, da cui conviene dare, cioè, una lettura, poi magari useremo un sottoinsieme di quello che dice lui. E mentre sotto ci sono tutte le, diciamo così, i riferimenti al data source, quindi il connection pooling fatto con Tomcat. Vado al primo link, che sono veramente quattro istruzioni operative, punto 1, 2, 3, 4, sono pratiche per far funzionare, la documentazione ufficiale di come funzionano i data sources, e l'how-to, diciamo così, ufficiale di Tomcat. Questo per quanto riguarda i data source. Mentre invece c'è una pagina che, lavorando con i database, può interessarci, e ci clicco sopra questa, confronto tra i dialetti SQL, che è una pagina abbastanza approfondita, no? Di una persona che si è messa a fare confronti tra le implementazioni di vari database. In particolare c'è una serie di tabelle che sono fatte tutte in questo modo. Cosa prescriverebbe lo, sta prescrive lo standard SQL, la specifica, e che cosa implementano un certo insieme di database, tra cui Postgres, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle e InformX, no? Che sono tra i più diffusi. Di fatto per ogni argomento c'è una tabella di questo genere, no? Per cui ad esempio se voi andate a vedere, qui c'è l'indice, come vengono gestiti data e ora, no? Parlo ad esempio di un tipo timestamp che lo standard prescrive in un certo modo, Postgres implementa lo standard tranne una piccola eccezione, MySQL invece. Sì, in questo caso, ad esempio, per il tipo di dato timestamp devia parecchio rispetto alla specifica ufficiale, no? Per cui poi si possono poi trovare degli scostamenti sia nel come costruire le query che in alcuni casi come gestire proprio l'intera applicazione, anche fino a livello di eventualmente cambiare, dover modificare il contenuto del bin. Questo tanto per evidenziare che sì, SQL è uno standard, JDBC ci permette un accesso uniforme a vari tipi di database, ma poi alla fine il diavolo da qualche parte deve spuntare fuori, e spunta fuori nella sintassi del linguaggio e nel modo in cui alcuni tipi di dato sono implementati diversamente nei vari, vengono detti dialetti del linguaggio, ossia varianti dello standard, così come sono implementati dai vari prodotti commerciali. Per quanto riguarda invece i conflitti, no, che ci hanno un pochino stupiti ieri tra i tipi dati e ora in Java o java.util e java.sql, vi ho messo anche un link dove ci sono alcuni così, brevi spezzoni di codice, di esempi per, diciamo così, realizzare le operazioni più comuni senza doversi andare a impelagare nell'oggetto calendar essenzialmente. Quindi ho arricchito alcuni link, diciamo così, che è. Proverò a farlo man mano, a prendere questa buona abitudine,
man mano che parliamo di alcune cose, magari vi fornisco qualche link di approfondimento o di spiegazione aggiuntiva. Ok, al netto di questo, riprendiamo la nostra chiacchierata sul problema dell'integrazione, no? Quindi per ora stiamo cercando di apprezzare il problema. Prima, beh, cercavamo un pochino dal basso di apprezzarlo dal punto di vista del codice. Adesso stiamo cercando di apprezzarlo dal punto di vista poi organizzativo e poi finalmente proveremo a guardare le soluzioni. Allora, questo grafico qui, questi tre assi cartesiani, cercano di riassumere quelle che sono le principali cause, no? Di complessità, cioè quali sono le cause per cui il problema dell'integrazione diventa più complicato. E questi assi sono stati chiamati autonomia, eterogeneità e distribuzione, dove autonomia fa riferimento all'autonomia delle varie unità organizzative. No? Ieri abbiamo quasi dato per scontato, ho detto che hai due unità organizzative, ciascuna sarà sviluppata negli anni il proprio sistema informativo, le proprie prassi operative, le proprie procedure, i propri processi, e nessuno si è lamentato di questa visione, no? Perché non c'è in quasi nessuna organizzazione una visione centralizzata, centralistica, per cui tutti devono fare nello stesso modo, ciascun dipartimento ha le sue specificità ed è autonomo in prendere chiaramente un certo spettro di decisioni, che uno, non è anarchia, autonomia, no? Distribuzione ha a che vedere con la distribuzione fisica, logistica, geografica, no? Le cose sono in posti diversi, quindi autonomia potremmo riassumere come le cose vengono fatte, i modi di lavorare possono essere diversi e anche la storia pregressa delle varie unità organizzative può essere diversa. La distribuzione significa che le cose sono in posti diversi e l'eterogeneità è le tecnologie utilizzate, i modelli, le strutture, gli standard, eccetera, sono diversi. Tanto per citare alcune delle tecniche che si incontrano per risolvere questi assi di complessità, chiaramente più ci allontaniamo dall'origine, più le cose si complicano, ovviamente. Ecco, ad esempio qua nel caso della distribuzione, i sistemi che siano distribuiti, noi possiamo avere server diversi su cui girano applicazioni diverse che possono essere, se siamo fortunati, nella stessa azienda, magari addirittura nello stesso data center, anche se in realtà l'importante è se sono nella stessa azienda o no, oppure addirittura in un'azienda diversa, dipende chiaramente da quali processi stiamo considerando. Server nel senso di macchine fisiche. Poi, a prescindere dalla macchina fisica, avremo sicuramente applicazioni diverse. Noi ci mettiamo a sviluppare un'applicazione, gli altri se ne mettono a sviluppare un'altra. E a un certo punto, magari in un secondo momento, sorge la necessità di farle parlare, di farle integrare. Prendiamo un. Mi viene in mente un esempio molto pratico. Qua a Torino, no, se pensiamo alla città, esiste tutto un servizio di car sharing, no? Quindi tu puoi prendere la macchina in prestito per qualche ora se sei abbonato, e c'è anche l'analogo per le biciclette. No? Sono servizi analoghi, paralleli, ma separati, gestiti da aziende diverse, ciascuna delle quali avrà il suo sistema informativo diverso. Potrebbe venire in mente a qualcuno di offrire un servizio ibrido, perché tu fai l'abbonamento ai servizi e poi se ti serve la bici prendi la bici, se ti serve la macchina prendi la macchina, perché devi fare due abbonamenti separati con due modalità di accesso completamente diverse a un servizio che si chiama poi di fatto mobilità condivisa. Allora, due sistemi che sono nati con storie diverse, ma che poi per opportunità di mercato, fatemi dire, no? Possibilità di fare cose meglio o di più. Conviene, scopriamo che conviene che si parlino. Ci sono applicazioni diverse, in posti diversi, gestite da aziende diverse, che a un certo punto dobbiamo far parlare. E quindi in qualche modo bisognerà trovare dei trucchi, delle tecniche per
attivare delle procedure, dei processi, no? Remoti, quindi ad esempio condividere il credito, autorizzare una persona, cose di questo genere. L'ultima causa di variabilità, finora abbiamo sempre visto al tempo passato come un problema, cioè in passato siamo arrivati da strade diverse, adesso dobbiamo metterci insieme. In realtà il problema può essere anche il futuro, nel senso che i sistemi poi evolvono e le direzioni in cui vogliono evolvere non è detto che siano direzioni parallele. Quindi reingegnerizzo una funzionalità, un server, un'applicazione, la faccio con tecnologie diverse e di fatto da quel momento in avanti chi era abituato a interfacciarsi con la versione precedente dell'applicazione non lo può più fare. Diciamo che sul futuro possiamo avere qualche margine in più, no? Nel senso che una buona gestione può evitare di fare dei passaggi in avanti che in realtà siano, diciamo così, favorevoli per un'unità organizzativa ma siano negativi per le altre, no? Nell'interesse comune. Però non succede in automatico, ecco, lasciati da soli, e quindi qui rientra l'asse dell'autonomia, lasciati da soli le strutture tendono a ottimizzare ciascuna il proprio risultato locale. Ecco, il discorso dell'eterogeneità è quello su cui ci sono più soluzioni o più tecniche a livello appunto pratico, tecnico, perché se vogliamo è più facile da risolvere, no? È un problema che è stato causato da noi stessi. Il fatto che esistono più sistemi operativi, più linguaggi di programmazione, più tecniche di programmazione, più tipi di database, eccetera, eccetera. Allora, il problema che è stato causato dai programmatori e viene risolto dai programmatori stessi. Pensiamo, JDBC è già uno di questi elementi, no? Che ti permette, entro certi limiti, di creare un'applicazione che sia un'applicazione web che sia indipendente rispetto alla tecnologia del database, entro certi limiti, no? Perché poi abbiamo visto che ci sono le differenze. E quindi tecniche di questo genere ci sono, che cercano di nascondere, mascherare, adattare, aiutare, diciamo così, nel gestire queste differenze poi tecniche. Avete un'azienda che lavora magari tendenzialmente con tecnologie di tipo Microsoft, avete aziende che invece lavorano con tecnologie che arrivano. Tanto per parlare del mondo enterprise, diciamo, arriva dal mondo IBM, quindi si sono, diciamo così, abbastanza votate all'architettura Java, a un certo punto, e qui sono scelte legittime di tecnologia, di mercato, di strategia, e però a un certo punto bisogna farle parlare. Ma questo si fa, le soluzioni si trovano. Così come, diciamo così, sul livello tecnico significa far parlare tra i loro programmi. Quello che io ho chiamato qua a livello concettuale significa far sì che i programmi capiscano ciò che si dicono, perché un conto è scambiare un dato, un conto è dare il significato giusto a quel dato lì. Quindi, ad esempio, modelli dati che siano uniformi, cioè vedere lo stesso dato nello stesso modo, il che non è per nulla scontato, perché se voi prendete un qualunque oggetto e cercate di descriverlo in modi diversi, ciascuno per un oggetto semplice come potrebbe essere questo frammento di gessetto, se lo descrivo io, che magari lo devo usare per scrivere, mi interessano degli attributi, delle proprietà, delle caratteristiche che sono diverse rispetto, che ne so, a chi deve sostituire la scatola quando è vuota, rispetto a chi lo deve acquistare, no? Rispetto a chi lo deve trasportare, rispetto a chi deve pulire la lavagna magari. Quindi interessano cose diverse. Adesso questo qua mi dà fastidio perché è troppo corto, quindi non lo posso usare. Però dal punto di vista, che so, del peso, della logistica del trasporto, che siano tanti frammenti di 1 cm, che siano frammenti da 10 cm, non cambia nulla, quello che compie è l'ingombro, il peso finale. Per fare degli esempi semplici, cioè diverse unità organizzative hanno punti di vista diversi sugli stessi oggetti o, diciamo più in generale, sulle stesse entità, l'entità utente, l'entità cliente, il fornitore, l'ordine, eccetera. Fino a quando siamo a oggetti più codificati, che ne so, una fattura. Quello è un oggetto estremamente codificato, un'entità estremamente codificata per cui ci sono poche
diciamo così, gradi di libertà nella rappresentazione delle informazioni che contiene. Però quando saliamo verso concetti più astratti, ci sono modi diversi di rappresentarli, perché ciascuno lo vede dal proprio punto di vista. E quindi bisogna in qualche modo riuscire a uniformare questi diversi punti di vista. E la stessa cosa a diversi modelli di programmazione. Noi oggi stiamo dando per scontato che il modello di programmazione sia una combinazione tra programmazione a oggetti e programmazione distribuita usando tecnologie web. Ma oggi è così. 5 anni fa non era così scontato, tra 5 anni chissà cosa si inventeranno. Quando poi ovviamente i sistemi nati in epoche diverse in cui le tecnologie di sviluppo, proprio anche i modelli, i modi di programmare, non di concepire le applicazioni, erano diversi, devono poi parlarsi. E non sempre è facile conciliare magari un programma che andava avanti con modalità procedurale, quindi parto dalla prima riga e vado giù, rispetto a un programma che va avanti a oggetti, magari con più task concorrenti. Vedete i salti mortali che si debbono fare. Ieri parlavamo di connection pooling, semplicemente perché è cambiato il concetto di una sessione di lavoro con una connessione di lunga durata al database, rispetto a tante pagine, ciascuna delle quali lavora in 200 millisecondi e poi deve morire. E quindi c'è un disallineamento proprio dei modelli di programmazione. Il modello di programmazione ha applicazione rispetto al modello di programmazione ha pagine. E la stessa cosa è successa ad esempio col discorso delle sessioni nel protocollo HTTP. HTTP è nato con un protocollo senza stato, poi noi a livello applicativo dobbiamo costruire delle sessioni di navigazione, quindi ci sono tutte le i tripli salti mortali da fare con i cookie per riuscire a dare una parvenza di applicazione, di continuità di applicazione. In alcuni casi è fatto bene, in alcuni casi è fatto in modo totalmente indecente. Io ho in mente un applicativo gestionale che è quello che uso nell'università, in cui l'applicazione è un'applicazione web, ma chi l'ha pensata, chi l'ha costruita, l'ha pensata come se non lo fosse. Per cui, ad esempio, e quindi tende a controllare esattamente ciò che vede l'utente. Per dirne una, se io vado su una, se clicco su un bottone, su una voce, mi porta, che so, al dettaglio dei dati, che ne so, di un progetto, non posso, per tornare alla pagina precedente, non posso cliccare sul bottone indietro del browser. Se ci provo, lui mi ricarica una pagina, ma me la rifà di nuovo uguale a quella di prima, non mi lascia tornare indietro. Se voglio tornare indietro, deve esserci sulla pagina un bottone con scritto indietro, non uso quello del browser. Questo rompe completamente i modelli di programmazione. Sono dei programmatori che avevano un certo modello di lavoro e l'hanno traslato in un ambiente completamente diverso. Perché? Ma perché di fatto hanno gestito tutto lo stato dell'interazione dentro il server. È il server che dice so io in che pagina sei. E quindi per cambiare stato devi usare le funzioni, i bottoni che sono sulla pagina, non altre cose. No? Che è allucinante. Però è uno degli esempi visibili, no? Di quando ci sono dei modelli di programmazione diversi, che sono rimasti. Alcune volte restano nel codice, sono appiccicati al codice, altre volte più spesso restano appiccicati alle persone, ai modi di lavorare, ai modi di progettare. Se poi appunto volete qualche demo di sistemi come non bisogna farli, facciamo poi una sessione non registrata e ci facciamo qualche risata amara. Non è solo quel sistema, ce ne sono parecchi interessanti. Pardon. Poi c'è un altro problema che è più proprio a livello linguistico. Chiamare le stesse cose in modi diversi o chiamare cose diverse con lo stesso nome. E questo nasce quando si affiancano appunto culture diverse, ma anche non culture a livello mondiale, semplicemente culture aziendali diverse. E questo è una delle fonti forte di confusione, poi di lavoro, di difficoltà, no? Perché vuol dire che le persone hanno difficoltà a parlarsi, a capirsi, e quindi poi di conseguenza c'è un primo ostacolo prima di arrivare al codice. Un oggetto che io chiamo utente per te è una cosa completamente diversa, no? Quindi adattarsi al vocabolario degli altri. Ci sono delle tecniche che permettono anche di riconoscere, ad esempio quella di avere dei dizionari condivisi, cioè che aiutano un pochino la realtà organizzativa a
allinearsi sui concetti chiave. Parleremo un pochino anche di questo quando parleremo di sistemi di gestione della conoscenza, perché poi è di questo che si tratta. Ecco, avendo in mente questi livelli di complessità, no, queste cause della complessità, io sono andato a riprendere un'immagine che credo di avervi fatto vedere alla prima lezione, come esempio per spaventarsi, che poteva rappresentare un'architettura complessa di un sistema enterprise abbastanza realistico, dove c'erano vari tipi di server con varie funzioni, vari scopi. Adesso cominciamo già a riconoscere alcune cose, tipo l'application server di qua, il DBMS server di là, che sono separati fisicamente. Vedete, queste righe tratteggiate stanno ad indicare i vari segmenti di rete locale che hanno nelle reti aziendali vere privilegi di accesso diverse, quindi normalmente il database è uno dei sistemi che è più irraggiungibile, no? Normalmente, perché è quello più critico, mentre invece ci sono i server esposti su internet, quindi quelli della posta elettronica, l'FTP e cose di questo, i server web e così via. Ecco, vabbè, ma questo è un esempio per dire i sistemi grandi sono complicati. Io ho intitolato questa slide The Cutting Game, cioè provate a immaginare di avere un paio di forbicine e tagliare in due questa figura a piacere, con la forma che preferite, in orizzontale, in verticale, tagliamo, facciamo un buco, estraiamo un pezzo, facciamo un taglio zigzag, a fiorellino, no? Come volete. E i due pezzi che avete ritagliato, provate a immaginare, proviamo a immaginare che siano in aziende diverse. Allora, per tanta fantasia che possiamo avere noi nel ritagliare questa slide, sicuramente nella realtà avvengono tutti questi casi che possiamo incontrare. Tranne uno, alcuni forse patologici, ma neppure. E quindi vuol dire che per ogni punto di taglio, no, per ogni modalità che possiamo inventarci per tagliare questa figura, dovremmo da qualche parte avere delle soluzioni. Com'è che facciamo a farlo funzionare? Ricordate la definizione di integrazione: farlo funzionare come un tutt'uno, in modo organico, in modo coordinato. Ma questo è un tutt'uno, un po' complicato, ma è un tutt'uno. Se noi cominciamo a tagliarlo o a duplicare dei pezzi, mettere uno di qua e uno di là, come facciamo a fare in modo che l'utente che sta da questa parte, là in alto a sinistra nella figura, dietro quella nuvoletta, percepisca comunque un tutt'uno, anche se poi le cose, diciamo, le abbiamo ritagliate e sono diverse per uno dei tanti motivi a cui abbiamo accennato. Quindi questo è poi il problema. A un certo punto bisognerà darsi delle soluzioni, delle tecniche per rimettere insieme le cose che erano separate. In realtà la realtà è peggio, perché se io ho questa figura e la taglio, perlomeno avevo un sistema che prima funzionava su tecnologie comuni e condivise. Nella realtà quello che trovo non è un sistema tagliato in due, sono due sistemi, ciascuno dei quali fa dei pezzi. E dall'oggi al domani devo dire: guardate che voi due non siete più separati, ma siete due metà di un tutt'uno. E quindi non è detto che, come sai, i pezzi del puzzle ritagliati, ci siano già i bordi perfetti che possono combaciare. Non è detto, anzi, di solito no. E quindi bisogna andare poi a ritagliare di fino e non semplicemente affiancare. Quindi, per ricucire ciò che abbiamo tagliato, abbiamo bisogno di filo, ago filo e colla, o le tecniche che più ci inventiamo. Qui sono riportati quattro possibili stili di integrazione. Poi sotto in basso fa riferimento a un sito web che si chiama proprio Enterprise Integration Patterns, dove questo, diciamo, signore che ha creato questo, che ha curato questo sito, spinge fortemente per uno di questi quattro stili, che è l'ultimo. No, infatti poi definisce tutti dei pattern di integrazione che sono basati sul messaging. Ma alla fine di base serve fornire gli strumenti per fare due cose: scambiare dati e attivare funzioni. Scambiare dati lo puoi fare in modi diversi, lo puoi fare in modi molto artigianali, tipo prendo un file da un sistema e lo spedisco a un altro, come? Beh, via FTP, via mail. Speriamo non via chiavetta, ecco.
ma in alcuni casi avviene anche via chiavetta. Io sto pensando a quello che succede nell'industria, dove tu hai una serie di macchine operatrici che sono intelligenti, sono controllate dai PC, tu devi caricare il programma di lavoro, devi sapere quanti pezzi hanno fatto il giorno prima. C'è l'operaio che va con la chiavetta, carica, scarica i file sulla macchina operatrice, li porta in ufficio, li carica, scarica sul CAD o sul gestionale. Quando va bene già, eh? Quando già sono fortunati, nonostante magari ci sia comunque la rete disponibile. Ma sono opportunità di integrazione che non sono ancora state, diciamo così, non sono ancora sufficientemente mature. Però il livello più basso è quello. Scambiamoci dei file. Rispetto al secondo, avere un database comune, magari non il database del sistema 1 o il database del sistema 2, ma un database intermedio in cui lo creiamo per scambio di dati. Ieri abbiamo parlato di sistemi di ETL, no? Estrae, trasforma e carica, no? Che fanno questo lavoro. Quindi sicuramente tra il primo e secondo, tra la prima e la seconda opzione andrei per la seconda, se è un database comunque ho già dei dati in forma più strutturata, più dichiarata. Il problema è che ci sono ancora in funzione dei sistemi che funzionano con una tecnologia che era precedente rispetto a quella di database. I primi sistemi bancari, perché poi lì ho i primi sistemi gestionali aziendali, che quelli che erano, tanto per citare la bestia nera dei sistemi informativi aziendali, scritti in COBOL, e il COBOL non prevede il database relazionale, ma memorizza i dati sotto forma di record di lunghezza fissa con campi fissi, che si possono navigare in modo sequenziale. Non so se nessuno di voi, non credo che nessuno di voi abbia avuto l'occasione di programmare in un ambiente che si chiamava DB3, poi è diventato DB4, c'era poi un compilatore che si chiamava Clipper, ancora quando io avevo insomma la vostra età, era il modo, no, più veloce per costruire applicazioni che gestissero dei dati. Programmi che giravano tranquillamente sotto Windows, ma in cui diciamo così, l'ambiente di sviluppo ti gestiva delle tabelle di dati, ma non erano tabelle relazionali. Tabella tu la dichiaravi e dopodiché per accedere, non esisteva ad esempio un'operazione di join. Vuoi fare la join, te la facevi a mano. Poi dopo si è scoperto che esisteva la join, abbiamo imparato, e detto, ah, guarda che bello. Quanto lavoro di loop, doppi loop mi hai risparmiato. Però gli strumenti di BMS, diciamo così, affidabili, sono nati relativamente recentemente, no? In un tempo relativamente recente, possiamo parlare 20 anni fa, in cui si è cominciato effettivamente ad essere strumenti utilizzabili, e sto pensando a due contesti molto diversi. Uno è il contesto personale barra web. Cioè se io dovessi costruire un'applicazione che gestisce dei dati in 448 in fretta, probabilmente oggi prenderai Access e farai dei dati, un po' di maschere, magari un po' di linee di programmazione, un po' di macro e sono a posto. Per gestire dei dati così alla buona, no? Oppure magari una piccola applicazione web, che però già costa molto di più per svilupparsi. Ma in ogni caso il dato non mi sognerei neanche di gestirlo in una modalità non relazionale. Ma perché? Ma perché ho gli strumenti. Ci sono i database, pensiamo a MySQL, pensiamo a Access di Microsoft, che funzionano, sono veloci, sono affidabili, non si piantano quasi mai e sono facili da usare. Fine. All'estremo opposto, idem, Oracle o IBM, Informix forniscono dei database Enterprise, che sono scalabili, potenti, se tu hai un data center con 40 CPU e 200 hard disk, te li gestiscono, anzi sono ben contenti, e te li sfruttano bene. Ma allora, la tecnologia deve essere, diciamo così, supportare l'applicazione. Prima di questo ultimo ventennio non c'erano questi strumenti. Quindi sia per piccole applicazioni, non c'era proprio. Si sentiva parlare di database, no, tu aprivi i libri, lo studiavi, ma poi non lo potevi provare, non lo potevi usare. Non c'erano strumenti, ad esempio a livello di personal computer, che potessero utilizzare SQL, database relazionali. E hai la stessa cosa a livello enterprise, cioè un'azienda non è che va a rivoluzionare il modo di gestire i propri dati perché ha sentito in giro una tecnologia nuova, una società startup che si chiama Oracle, cos'è un oracolo, cosa fa? C'è il dubbio, qui chiaramente stiamo tornando indietro nel tempo.
ma non così tanto da non, diciamo così, essere già in un tempo in cui l'informatica si era già sviluppata da 15 anni in campo enterprise. Quindi abbiamo ancora dei sistemi che non usano database relazionali. Ci piaccia o no? Anzi, non ci piace, ma è così. E quindi si devono usare altri trucchi, ad esempio veramente il file, e poi lo prendo, lo leggo, lo vado. Poi magari alla fine appena posso a mettere in un DB, ma il dato alla fonte non lo è, non è strutturato in quel modo. Quindi, cioè, il primo problema è appunto trasferire i dati. Non parliamo poi di dati complessi. No? Complessi tipo le date o cose di questo genere, o campi con linguaggi con caratteri internazionali, eccetera, che erano stati creati prima che ci fossero magari degli standard con i quali doverli rappresentare. Prima metà, scambiarsi i dati. La seconda metà è chiamare le funzioni, attivare le funzioni, no? Fare in modo che il sistema informativo A dica al sistema informativo B: per favore fai questo, completa quest'ordine, attiva la spedizione, registra l'utente nuovo, oppure inventatevi quel che volete. E allora vuol dire che un sistema deve chiamare, noi adesso diremmo così, un sistema deve chiamare un metodo remoto. So che questa terminologia, sia parlare di metodo, sia parlare di remoto, sono terminologie che arrivano dal concetto di programmazione oggetti, programmazione concorrente oggetti. Quindi oggi in Java richiamare, ad esempio proprio con lo standard RMI che c'è da sempre in Java, è possibile senza grosse difficoltà chiamare il metodo che sta su un'altra macchina virtuale, pur avendone ovviamente i permessi. Però ogni volta è una scoperta nuova quando uno deve attivare una funzione in un sistema che non conosce e che è stato, no, creato in modi diversi. E poi c'è l'ultima, e quindi vabbè, ci sono delle tecniche per ottenere questo, qualcuna la vedremo, alcune anche veramente molto artificiose. L'ultimo punto è quello dello scambio dei messaggi, no? È che è un'altra modalità di integrazione diversa, che prevede di dire, beh, tu hai n sistemi informativi. Anziché porti il problema di come integrare il sistema 1 col sistema 2, il sistema 2 col sistema 4, aggiungi un sistema informativo in più che sia di fatto un grosso trasportatore di messaggi. Per cui il tuo problema sarà quello di adattare i vari sistemi informativi al bus di messaggistica. No? Ci sono soluzioni anche commerciali che si chiamano proprio Enterprise Bus. Un bus, un canale di comunicazione a livello enterprise in cui tutti i vari applicativi, tutti i vari sistemi informativi possono parlare. Allora a questo punto, chiamare una funzione, attivare un comando su un altro sistema informativo significa mandare un messaggio sul bus e questo messaggio dice per favore fatemi questa operazione. E quindi modifico il mio sistema informativo che quando ne ho bisogno mandi un messaggio. Modifico l'altro sistema informativo in modo da poter recepire i messaggi dal bus e poi eseguire le operazioni, diciamo così, di conseguenza. E quindi tutti i problemi di integrazione in questo caso vengono ridotti, ricondotti a una serie di messaggi scambiati. Allora, questo qua ti dà un livello di uniformità di progettazione, per cui tutto diventa scambio di messaggi, tutto ciò che è integrazione tra sistemi informativi diversi. E allora il software, la parte del sistema informativo che gestisce i messaggi, può giocarci, no? Può prenderli, spostarli in siti remoti, può accodarli, ricordarli, eseguirli in un tempo consegnarli in un tempo diverso, consegnarli a più persone, a più sistemi informativi destinatari. C'è tutta una modalità, no, di gestione di questi pacchetti di informazione che a questo punto vengono spediti e gestiti da un ente terzo rispetto a chi li spedisce e rispetto a chi li riceve, no? Quindi è una modalità di integrazione molto più flessibile, richiede ovviamente un investimento maggiore, devi ripensarti tutto sul sistema in quest'ottica, anziché solamente andare ad adattare, no? A reincollare due pezzettini che avevamo tagliato. Le tecnologie che oggi vanno per la maggiore
si basano su, se vogliamo, una soluzione per fare invocazione remota di metodi, i famosi web service, ma se andiamo a vedere, lo vedremo quando parliamo di web service, in realtà il web service stesso è stato pensato anche per poter supportare un concetto più generale di scambio di messaggi, anche se in realtà è molto poco usato, no? Per ragioni proprio di costo, di investimento, nel senso che è più facile adattare punto a punto dove serve, piuttosto che ripensare l'intero sistema sulla base di un paradigma diverso. Se qualcuno è interessato a vedere invece, diciamo, i vantaggi dei sistemi di messaging e i tipi di architettura che si possono ottenere, su questo sito ci sono parecchi esempi. Ecco, questa slide invece prova a riassumere alcune delle tecnologie utilizzate per l'integrazione, per risolvere i problemi di cui sopra. Questo qui l'ho preso, no, da un programma di studio di un corso di integrazione di sistemi che c'è nell'università americana, così come esempio, no, come campionamento. Chi si occupa di integrazione di fatto si occupa di queste tecnologie. Qualcuna di queste la digeriremo, strada facendo. E vedete che la maggior parte sono appunto legate qua a XML, web services, parte legata al database. Questa parola magica middleware, no? Middleware significa software che sta nel mezzo tra due altri software, e fornisce servizi a quel software che sta più in alto affinché questo possa accedere più facilmente al software che sta più in basso, o al livello che sta più in basso. Middleware in termini generali, poi per ogni. Di nuovo, JDBC è un esempio di middleware per l'accesso ai dati. Vedremo i middleware per la costruzione di web service, sono delle librerie o dei sistemi, no, che semplificano l'accesso a sistemi diversi. Quest'altra figura parla dei sistemi legacy. Sistemi legacy, legacy è un termine che come dire, ricorda un po' alla genealogia, no? Qualcosa che arriva dagli antenati, no? Potremmo tradurlo come eredità, cose che abbiamo avuto in eredità, solo che normalmente l'eredità la intendiamo in senso positivo. Un sistema legacy è qualcosa che mi è rimasto, ce l'ho lì e devo gestirlo, pur essendo qualcosa che arriva sì, si può dire dal secolo scorso adesso, ma diciamo da varie ere informatiche precedenti. E qui, questo qua, questa figura cerca di sforzarsi di essere simpatica, non ricordo più da quale articolo lo tratta, lo estratta, fa vedere che ci sono dei sistemi, ad esempio questo qua, il nonnetto qua con la barba, che è chiamato applicazione legacy, che contiene ancora dei dati e delle procedure a cui sono interessato. Questo non è un DBMS relazionale, ma è un altro tipo di modo di memorizzare i dati che all'epoca questo nonnetto utilizzava, trovava comodo utilizzare. Qui fa vedere, ad esempio, come qualcuno ha scelto di integrare questo sistema legacy con applicazioni client-server, attraverso operazioni di estrazione e caricamento dei dati. Estrai dei dati, metti in un database intermedio e poi ripompa gli stessi dati dentro una nuova applicazione. In quest'altro caso, invece, questo sistema informativo ha fatto prima, ha deciso di andare a leggere direttamente i dati così come li aveva memorizzati in nonnetto, andandosi probabilmente a scrivere delle procedure custom specifiche di lettura di quei dati. Tanto per capirci, questi dati qui normalmente erano memorizzati in file binari, in cui un file per ogni tabella, tendenzialmente. Immaginate un database relazionale, fatto di tante tabelle. Allora, dimenticatelo, ogni tabella la mettete in un file diverso. Ogni riga della tabella occupa un numero fisso di byte. Quindi la prima riga occupa 40 byte. Di questi 40 byte, magari i primi 18 sono per la prima colonna, i successivi 3 sono della seconda colonna, i successivi 9 sono della quindicesima colonna e così via. Quindi record a formato fisso, lunghezza fissa,
Cosa contengono le colonne? Qual è? Una volta si parlava di tracciato record. No? Se andate a prendere documentazione dei sistemi informativi vecchi, definiscono, descrivono quello che oggi chiamiamo lo schema del database, lo chiamano tracciato record. Cioè ti dicono byte per byte che cosa c'è nel file. Sequenziale. E poi ogni, magari dice, vabbè, qui c'è il numero d'ordine sui 4 byte. Com'è scritto? In ASCII? Con i caratteri numerici? È scritto in binario su 32 bit? È scritto B? Com'è codificato? Noi qui quando scriviamo int in un database, una colonna di un database, non ci interessiamo più di come il database lo memorizza fisicamente su disco. Qui sì. È esplicita la rappresentazione, non c'è nessuno standard, ognuno faceva come voleva. Dovete sperare di avere a che fare con dei sistemi che sono stati costruiti da programmatori non troppo inventivi, perché sennò si inventano le cose più complicate per riuscire a risparmiare un byte, no? Che sembrava all'epoca era un grande risparmio. Allora vuol dire che questo sistema informativo probabilmente qualcuno si è messo a leggere la documentazione dei tracciati record e a scrivere delle procedure per leggere questi dati vecchi. Ma uno si chiede, ma perché facciamo tutto questo? Non facciamo prima prendere quei dati lì, trasportarli in un DB nostro, moderno, e buttar via tutto? A volte sì, a volte facciamo prima. Infatti i dati, tutto sommato, se riesco a leggerli, potrei portarmeli in casa. Il problema sono le procedure che lavorano su quei dati. Quel nonnetto lì fa ancora delle cose su quei dati, li carica, li aggiorna, fa dei report annuali, delle statistiche, che ne so, dipende da cosa faceva quel signore, gestisce gli ordini, gestisce... E se io decidessi di mandare in pensione il vecchietto, dovrei ricostruire, non solo importarmi i dati, ma ricostruire tutte le procedure di tutto ciò che faceva quel sistema. Compresi eventualmente tutti gli altri sistemi informativi con cui questo magari si doveva integrare. È un costo di reingegnerizzazione da valutare. Magari a volte mi conviene, a volte no. Di solito c'è una fortissima resistenza a fare queste operazioni di reingegnerizzazione. Prendo un sistema vecchio, estraggo i dati e lo reimplemento, ne reimplemento le funzionalità con tecnologie nuove, più moderne. C'è una forte resistenza sia per ragioni di costo, cioè devo comunque metterci dei mesi uomo a rifarlo, sia soprattutto perché per ragioni di rischio questo sistema c'è, funziona. Funziona uguale non si tocca. Nel linguaggio enterprise funziona e non si tocca sono sinonimi. Ma non solo, se io anche lo dovessi rifare, anche se mi venisse gratis, se avessi una donazione di qualche miliardario e mi dice, toh, rifai quello, te lo pago io. Rifai quello è difficile da sapere che cos'è quello. La documentazione dove sta? Esattamente cosa faceva? Chi è che si ricorda come funzionavano certi dettagli? La risposta a tutte queste cose è... Non si sa, nessuno, normalmente. Poi ci sono dei casi fortunati, ma la media è, c'è un sistema che funziona, ci ha messo le mani in 200 negli anni, perché ognuno aggiungeva un pezzo, se c'è documentazione era magari relativa alle prime versioni, poi dopo ognuno che ci ha messo le mani sopra si è ben guardato ad andare a aggiornare i documenti, che chissà tra l'altro dove sono, e non è che fossero scritti in Word, perché se li hanno fatti 40 anni fa. Magari è stampata una tipografia e se va bene c'è qualcuno che ha annotato qualcosa a fianco, a matita, ma normalmente no. La migliore documentazione resta ancora forse il codice sorgente. Però vuol dire che ti costa quasi altrettanto documentare ciò che faceva il sistema rispetto a rifarlo. Quindi non è solo il costo di farlo e implementarlo, ma di estrarre, fare reverse engineering, no? L'analisi dell'esistente. Perché molte volte, ma perché è così difficile? Ma perché questi sistemi che si accumulano negli anni tendono a gestire centinaia di casi particolari.
C'è quel caso lì, c'è quella, se allora però quel cliente è di quella nazione, allora devo gestirlo in questo modo, se invece questo ha quel flag lì, vuol dire che è amico del capo, allora devo fatturarlo 10 minuti dopo, 10 giorni dopo, insomma, una serie di funzionalità minute magari, che però rendono molto complesso il codice. Per cui non è facile né specificarlo in modo lineare, né reimplementare una cosa che siamo sicuri che si comporti nello stesso modo. Purtroppo così. Allora, tante volte si preferisce tenere lì e fare i salti mortali per integrarlo, tenerlo in vita e usare quando devo agire su quei dati, far sì che il codice obsoleto, vabbè, continui a agire su quei dati lì e poi mi prendo i dati modificati, no? Piuttosto che pensare di reingegnerizzarli. Capite che se c'è di dietro una procedura che gestisce, che ne so, i bonifici bancari internazionali. Chi è che si prende il rischio di dire no, ma ti faccio io un sistema nuovo che funziona nello stesso modo? Nessuno, perché se poi gli sbagli qualcosa, il giorno dopo, ma non dico il giorno dopo sei fallito, ma sei già fallito prima, perché i danni che puoi creare sono infiniti, no? Quindi tendenzialmente purtroppo poi questi sistemi sono i primi che sono nati, quindi sono quelli che vanno poi a lavorare proprio col core dei processi aziendali, quelli più critici. Vabbè, c'è il non netto. Poi ci sono altri sistemi informativi intermedi che già lavoravano su database relazionali, qui fa vedere il DB2 dell'IBM, fa vedere l'Informix, quest'altro lavora con Oracle. E poi c'è una parte sulla destra che invece lavora in modalità web. E quindi c'è l'applicazione che lui chiama qua di commercio elettronico, che lavora su una copia del database, non sui dati veri, questo succede molto spesso, la parte web lavora su dati che non sono i dati vivi, lavora su una copia sua dei dati e poi interagisce con i sistemi informativi più tradizionali, ricevendo degli aggiornamenti dei dati oppure mandando lui a sua volta degli aggiornamenti stessi ai dati. Quante volte su qualche sito web, sto pensando magari all'online banking o cose di questo genere, avete fatto un'operazione e il messaggio ti dice, anche se sono le ricariche telefoniche. Tu fai la ricarica, fai il pagamento sul sito e poi ti dice, tra qualche minuto arriverà il credito. Anche tra qualche minuto, io ti ho pagato adesso, perché tra qualche minuto? Ma perché il sistema informativo che gestisce il credito non è lo stesso che gestisce il portale web. Quindi il portale web raccoglie l'operazione, l'informazione e poi la passa tipicamente attraverso una coda di operazioni da fare, di messaggi, al sistema transazionale che poi effettivamente sposta i soldi e ti riconosce la ricarica e poi lo sposta ancora la stessa informazione alla rete, quindi a centralini di rete che accettano la chiamata, la rifiutano in funzione del credito, ti mandano il messaggino di conferma e cose di questo genere. Quindi le passano minuti non perché sia così complicato dire il tuo credito non è più 0,5 euro ma è 15,5. Ma perché i vari pezzi sono fatti da sistemi informativi diversi che si devono passare le informazioni in un metodo che non è real time, non è istantaneo. Ti do il dato, te lo prendi, te lo guardi, ci fai qualche cosa, poi lo passi a un altro che se lo prende, se lo guarda e ci fa qualche cos'altro. E qui sto parlando di sistemi, appunto, di telefonia mobile che 30 anni fa non esistevano, ma neanche 20. Sono tutti relativamente recenti nel campo dei sistemi informativi aziendali. Nonostante ciò, sono ancora costruiti a isole. Ciascuna isola usa le tecnologie che ha ereditato da quel suo settore. Allora, quella figura metteva insieme varie modalità di integrazione che vengono qua riassunte dividendole per livelli. Quindi può esserci un'integrazione a livello dei dati, cioè sistemi diversi attraverso dei meccanismi che adesso non voglio dettagliare, si scambiano dati. Quindi un sistema può vedere dati di un altro o direttamente oppure ricevendo una copia o una copia trasformata. Oppure possono interfacciarsi a livello di applicazione. Quindi un sistema può chiamare funzioni di un altro sottosistema. Quindi non ti vado a modificare il dato, ma ti dico modificalo. Non vado a leggerti il dato, ma ti chiedo dammi quell'informazione.
Quindi, appunto, parlando oggetti, direi chiamo un metodo remoto su un altro sistema informativo. Poi, come questo lo implemento, dipende, non è detto che i sistemi siano oggetti, quindi non sia così facile. Oppure a livello dei processi di business, che concettualmente sembra molto simile, nel senso che io attivo un processo su un altro servizio, è la stessa cosa che chiamare un metodo dicendo fai una certa cosa. La differenza tra i due livelli è che l'integrazione a livello applicativo tipicamente viene fatta per scambio di dati o funzioni di operazioni atomiche di basso livello che cambiano un'informazione e poco altro. Mentre a livello dei processi di business le interazioni sono avvia una certa procedura che poi richiederà a sua volta diverso tempo e diversi passaggi, diversi step. Quindi fatto da un comando, un carico di lavoro nuovo, un sistema da un carico di lavoro nuovo a un altro. Quindi la cosa normalmente non si conclude con la risposta, cioè l'integrazione a livello applicazione è quasi sempre del tipo domanda-risposta. A livello di processi è io ho fatto la mia parte, da qua in poi continua tu a gestire, è un passaggio di testimone, più che una domanda che riceve una risposta immediata. Le tecnologie di integrazione ai due livelli sono molto simili, salvo che a livello superiore è necessario trasferire anche lo stato del processo, fino a dove sono arrivate, non solamente il dato, l'operazione specifica da fare. Poi, come si dice, quando tutto il resto fallisce, quindi se non è possibile fare integrazione a nessuno di questi livelli, c'è sempre il livello più alto, che è quello dell'interfaccia utente. Cosa vuol dire integrarsi a livello di interfaccia utente? Beh, vuol dire che tu hai un sistema informativo in cantina che pensa di essere usato da un impiegato collegato al suo terminale che schiaccia i tasti e vede le schermate sul video. Orbene, tu quel terminale lì non ce l'hai fisico, ce l'hai virtuale, che è di fatto un programma che gira su un altro server, che quest'altro programma finge di essere l'utente, e quindi quando il sistema informativo A ha bisogno di avere un'informazione al sistema informativo vecchio, diciamo anziano, legacy, allora il sistema informativo A chiede a quell'emulatore di terminali, l'emulatore di terminale fingerà che l'omino abbia battuto i tasti, glieli manda via seriale tipicamente, abbia battuto i tasti corrispondenti al comando per visualizzare quell'informazione. Allora il sistema informativo vecchio mostra sul display, sul video, quell'informazione, in realtà il video non c'è, ma i byte che andrebbero al video vengono intercettati, il programma ricostruisce mentalmente la videata che avrebbe visualizzato e sa in quale posto della videata c'è quel dato, lo prende e lo copia. Si chiama scraping questa tecnica, andare a grattare le interfacce. Questo lo possiamo fare sia con sistemi informativi vecchi di tipo a terminale, sia anche con sistemi informativi web. Ci sono sistemi che fanno proprio web scraping. C'è un sistema informativo a cui ti servirebbero dei dati, lui li ha, ma non te li dà in formato diretto, non ti permette di accedere al suo database, non ti offre un metodo a livello applicativo da chiamare per avere i dati, però li fa vedere nella sua interfaccia grafica, magari fatta via web. E allora io cosa faccio? Io ti chiamo la pagina web, non da browser ma dal mio programma, ricevo l'HTML, analizzo l'HTML e so dove andare a prendere il dato, che è un metodo molto faticoso, antipatico di ottenere l'informazione. Però a volte non c'è altra speranza, non c'è altro. È molto lento, tra l'altro, seriale non è possibile parallelizzarlo, perché i terminali sono fissi come quantità, però a volte, e ci sono, tanto per dire che ogni problema è un'opportunità, ci sono aziende che vivono su software di questo genere, che ti vendono il software e l'infrastruttura per fare integrazione a livello di interfaccia utente di sistemi informativi legacy. Prodotti proprio commerciali che fanno quello, che ti danno un'interfaccia, un'API di programmazione moderna, quindi una serie tipicamente di servizi da chiamare, e dietro vanno a integrarsi col tuo mainframe del secolo scorso. In realtà non, nella maggior parte dei casi non è più il mainframe fisico, ma viene virtualizzato dentro
una macchina più moderna e il tuo compito di integrazione, il compito dell'integratore diventa anche quello poi di andare a dire in quali sono le zone dello schermo in cui compare un certo messaggio, in cui compare un certo dato, come prenderlo, come ritornarlo e cose di questo genere. Un lavoro decisamente ingrato, ma qualcuno lo fa. Vabbè, qui di fatto queste slide raccontano ciò che io ho cercato di sintetizzare o di anticiparvi a voce, quindi cioè, la vera integrazione dei dati, nel caso peggiore, lettura di file che contengono dati che possono essere anche aggiornati in tempo reale, quindi in realtà più che di dati dovremmo anche parlare di flussi di dati. E, vabbè, spesso si usa anche XML per incapsulare queste informazioni, giusto per avere un formato intermedio che sia neutro rispetto a chi spedisce e chi riceve. Il problema è che non posso accedere al comportamento, cioè ai dati così come sono, è come dire fammi vedere cos'hai nella borsetta, fammi vedere cos'hai nel database, però vedo cosa c'è in questo istante, ma non so gestire, no, i processi o capire cosa stavi facendo, o se, neppure sapere se quei dati in quel momento sono in forma stabile o ci stavi lavorando sopra. A livello di, appunto, interfacciamento a livello applicativo ci sono varie tecniche che dipendono dai linguaggi di programmazione e questo va bene. Il problema è che è di nuovo un problema che cioè la soluzione è da vedere di caso in caso, a seconda del linguaggio di programmazione in cui i vari sistemi sono realizzati. Le soluzioni ci sono. Di tutti questi punti le soluzioni ci sono. Semplicemente ogni volta che parliamo di un punto in più stiamo aggiungendo un livello di complessità, un elemento in più al nostro sistema informativo. Non stiamo parlando di cose impossibili, stiamo parlando di cose di cui esiste soluzioni sul mercato, nella metodologia e negli strumenti. Vabbè, qui direi che non abbiamo detto molto di più. Ok, qui mi fermerei. Quindi questa è un po' una panoramica sui problemi. Di tutti questi temi, noi quello che affronteremo a partire dalla prossima volta comincerà a essere diciamo così, i modi moderni per ottenere l'integrazione a livello di applicazione, no? Che è il livello a cui ci interessa di più. Anche se siamo un po' in anticipo, direi che è inutile andare a iniziarlo adesso. La settimana prossima è una settimana un po' strana, in cui ci sono sicuramente le esercizioni di laboratorio. Saltiamo le lezioni del giovedì, perché è festa, il 1° novembre. Sul venerdì mi avete segnalato, io ho mandato una mail ieri a Giuseppe Scellato, però non mi ha ancora risposto, quindi ci aggiorniamo, tanto c'è ancora la prima parte della settimana in cui ci possiamo aggiornare sul fatto che venerdì ci sia o meno lezione e o magari riesco a recuperarla se decidessimo di non fare la lezione il venerdì e recuperarla in settimana in un'ora a buca. Quindi io spero per lunedì almeno di avere questa informazione certa. Per il resto invece ci sono, le lezioni di laboratorio continuano sempre soprattutto sulla parte di accesso ai dati. Ok.